mi aveva promesso di portare una novità, ma guarda, no, non c'è problema, se Enrico non c'è, riempio del tempo io. Ci siamo. Allora Marilu. Eccolo. Allora vi dico come funzionava. Sì, abbiamo il vincitore di Giovani per Jubil Music. Ce l'abbiamo! Guardatela! Vogliamo anche ricordare come funziona il concorso? Bravissima, ricordiamo come funziona il concorso. Funziona così: una commissione nazionale seleziona 7 giovani artisti da tutta Italia, li convoca qui a Sanremo dove fanno 2 giorni di laboratorio per perfezionare il loro brano. Tra questi 7 la commissione internazionale di Jubil Music sceglie il vincitore. In tutto abbiamo qui oltre 50 giovani da tutta Italia che nel corso della serata saliranno anche loro su questo palco. Allora, siamo pronti? Diamo l'annuncio pronti? Ufficiale, pronti? Certamente ci siamo, ma prima... È sempre prima, tutte le volte. Per dare un po' la suspense. Dobbiamo dire i nomi, ovviamente, di tutti i 7 selezionati. Tra questi, ovviamente, ci sarà il giovane vincitore di Giovani per Jubil Music 2012. Allora, chiedo alla regia di mandare i nomi, li leggiamo insieme sullo schermo. Vedi anche l'audio, sottofondo. Simone Benatti... e Andrea Canevari con Oltre i Fantasmi. Borgo Don Bosco, MGS Lazio Choir con Donerò la Vita. E ancora Blu Confine con E Spezzerai la Notte. Francesca Carcione con L'Eterna Offerta. Il Coro e Fatà con E Tu Ci Sei. Andrea Piccirillo con Pane di Vita. E Scala Music con Finché Avrai Fame. La canzone vincitrice di Giovani per Jubil Music 2012 è Pane di Vita, canta Andrea Piccirillo. Eccolo qua. Bravo. Tu sei guida per noi, tu solo sei verità. Sei tu l'acqua pura che disseta tutte le fragilità. Sei tu che dai ristoro. Grazie.
vincitore di Giovani per Jubil Music 2012. Rimani pure qui. Vedi? Franca Remotti, giovane anche lei, scomparsa prematuramente 2 anni fa. Dallo scorso anno il premio Giovani per Jubil Music, il premio dei giovani, porta il suo nome, premio Franca Remotti Migliori. A consegnarlo il marito di Franca, Carlo Migliori, con i figli Patrick, Eric e Dennis. Li accogliamo con un bel applauso. Ecco Carlo con i figli Patrick, Eric e Dennis. Prego, venite, venite ragazzi. Ciao. Ciao. E questa è la targa che va al vincitore, come abbiamo detto dall'anno scorso, targa dedicata. Prego, facciamo la premiazione. Ecco, foto. Targa dedicata a Franca Remotti. Grazie Andrea. Grazie. Grazie Charlie. A presto. Ciao ragazzi, a presto. Il matrimonio costituisce in se stesso un Vangelo, una buona notizia per il mondo di oggi, in particolare per il mondo scristianizzato. L'unione dell'uomo e della donna, il loro diventare un'unica carne nella carità, nell'amore fecondo e indissolubile, è segno che parla di Dio con forza, con una eloquenza che ai nostri giorni è diventata maggiore perché purtroppo, per cause diverse, il matrimonio, proprio nelle regioni di antica evangelizzazione, sta attraversando una crisi profonda. E come la Chiesa afferma e testimonia da tempo, il matrimonio è chiamato ad essere non solo oggetto, ma soggetto della nuova evangelizzazione. Betty e Alfonso. Alfonso e io ci conoscemmo nel 1983 e dopo soli 3 anni di fidanzamento, quando io avevo 20 anni e Alfonso quasi 25, decidemmo di sposarci. Unico motivo, eravamo innamorati. Le nozze furono celebrate in chiesa, esclusivamente per la location. Infatti a nessuno dei due venne in mente di invitare Gesù e sua madre quel giorno. Neanche il corso prematrimoniale, peraltro molto breve, sradicò la nostra convinzione che la scelta di un matrimonio in chiesa non aveva niente a che fare con la fede. In breve la nostra famiglia crebbe. Fummo allietati dalla nascita di 2 splendidi bambini a distanza di 2 anni il maschio dalla femmina. Intanto iniziavano i primi sintomi di un grosso disagio che stava per riversarsi sul nostro matrimonio e a cui nessuno dei due sapeva dare un nome. Erano quei buchi nell'anima che possono essere riempiti solo con l'amore di Dio, ma che ciascuno di noi tentava di colmare con altro: la carriera, lo sport sfrenato, le nottate passate con amici a parlare di niente, la cura eccessiva del corpo per combattere i segni del tempo. I figli intanto crescevano e io ebbi un'idea che reputavo grandiosa. Pensavo che avremmo dovuto ricreare l'ambiente che ci aveva resi felici, cioè il tempo in cui avevamo i figli piccoli da accudire. L'unica soluzione al nostro male sarebbe stato generare altri figli. Ma a soli 30 anni mi scontrai con un verdetto medico irreversibile che mi condannava a non avere mai più figli. Questo accentuò ulteriormente la crisi. Nel gennaio del 2009 mio marito se ne andò di casa, dopo aver sentito da me quella frase che non si vorrebbe mai udire dalla persona con cui hai condiviso 23 anni di vita: io non ti amo più. In quei mesi di separazione abbiamo vissuto in 2 città diverse e ci siamo fatti molto male in parole e opere. Nessuno poteva perdonare l'altro di tutto il non amore ricevuto in 23 anni.
Ricordo la delusione e la sofferenza di quei giorni, unita al desiderio che la mia vita finisse più presto. Avevo perso tutto ciò che avevo di più caro e non nutrivo alcuna speranza di trovare la pace che tanto desideravo. Nella mia drammatica solitudine ebbi la grazia di incontrare alcuni amici che avevano deciso da tempo di mettere le loro vite nelle mani di Gesù. Mi accompagnarono all'incontro con quel Dio che pensavo così lontano, ma che invece si era fatto prossimo proprio in quei momenti. E quindi imparai a perdonare e a pregare per la mia famiglia perduta. Affidai alla Madonna Betty e ragazzi e trovai la pace nell'amicizia con Gesù. Scoprii, pur nella sofferenza, la forza e la bellezza della vita. E se ci ripenso adesso, non posso che ricordare quei momenti di dolore con immensa gioia. A ottobre dello stesso anno, dopo 9 mesi, come un tempo di gestazione, ci ritrovammo in tribunale per la sentenza definitiva. Mio marito, scontrandosi con il suo avvocato, disse che non voleva nulla per sé e che mi avrebbe versato ogni mese ciò che io avevo chiesto come mantenimento. Si offrì inoltre di aiutarmi per qualsiasi altra necessità. Pensai che fosse un tranello per riconquistarmi. Ma, usciti dal tribunale, lui compì un atto di vero amore. Mi salutò e se ne andò, senza chiedere nulla in cambio. Allora è amore, pensai, perché l'amore è così, è gratis. Lo fermai e lo invitai a bere un caffè per conoscere quell'uomo che mi pareva di vedere per la prima volta. Capì che era innamorato di Gesù e che aveva scoperto la gioia di vivere nella fede. Gesù aveva risollevato dalla disperazione un suo figlio, gli aveva ridato la vita e moltiplicato i frutti di conversione. Ero senza parole. Nel frattempo anche io avevo coltivato un cammino di fede che avevo poi abbandonato perché mi sentivo dimenticata anche da Gesù. Dopo aver parlato e dopo esserci scoperti persone nuove, perché Gesù fa nuove tutte le cose, decidemmo il giorno stesso di correre a trovare un anziano del rinnovamento nello spirito. Facemmo molti chilometri quel giorno, ma ne valse la pena perché lui ci aiutò a far luce su ciò che ora avevamo nel cuore e ci ricordò che il matrimonio non è solo una promessa che gli sposi fanno davanti a Dio, ma è Dio stesso che promette di concedere la grazia di poter amare come Lui. Tornammo a casa insieme e dalla sera stessa il nostro matrimonio tornò a vivere. Oggi non smettiamo di ringraziare Gesù, colui al quale dobbiamo tutta la nostra gratitudine, il nostro amore, la nostra vita. Il 14 settembre dello scorso anno, esaltazione della Santa Croce, abbiamo festeggiato i 25 anni di matrimonio con una celebrazione liturgica in cui gli ospiti d'onore erano proprio Gesù e Maria. Gloria al Signore che salva e che mantiene sempre le sue promesse. Grazie. Grazie a Betty e Alfonso Ricucci. Grazie davvero per il coraggio della vostra testimonianza. Una testimonianza che si è conclusa con un gloria al Signore che mantiene sempre le sue promesse. Il gloria partito dalla famiglia Ricucci si trasforma ora in un gloria cantato da un'altra famiglia. Loro sono 5 fratelli. Aline, Thierry, Pierrot, Sarah e Jérémy. Il loro unico strumento è la voce. L'armonia delle loro voci si fa esempio universale di armonia, pace e amore. Con Glory Glory, la Battery Family. Glory Glory, alleluia, senza lei, my burden's down. Glory Glory, alleluia, senza lei, my burden's down. Burden's down low, burden's down low. Burdens down low, since I lay, my burdens down.
solo per estarlo sin salir ma per Senza lei, my burden is down. Senza lei, senza lei, my burden is down. Senza lei, my burden is down. Senza lei, my burden is down. Senza lei, my burden. Grazie alla Battery Family! Thank you very much, thank you. E grazie ancora ai coniugi Ricucci, grazie di essere stati con noi. Edificante la testimonianza in musica del prossimo artista, che solo artista non è, perché anzitutto è un sacerdote. Un giorno, dopo aver consacrato il pane e il vino e averlo reso corpo e sangue di Cristo, dopo averne mangiato e bevuto, così ha cantato. Tu ti nascondi nel pane e vieni in me. È l'esperienza d'amore che cerchi con me. Sei l'infinito, l'eterno, ti fai amore. Lui praticamente ha trascorso tutta la sua vita tra i giovani e lo troviamo anche oggi qui in mezzo ai giovani del grande coro Hope in compagnia di Enrico. Un grande ritorno a Jubilee Music 2012, Don Josie Cento! Benvenuto, benvenuto Don Josie. Ma oggi, Don Josie, cantare la vita, cantare il Vangelo, ha ancora senso, dopo 40 anni di carriera? Guarda, ha ancora senso se si è molto umili, ha ancora senso se si è pieni di entusiasmo, ha ancora senso se si è pieni di Gesù e non di se stessi. Io un giorno ho scritto una canzone, non canzone, che è senza melodia, e c'è soltanto una base musicale che dice: se tu canti per Dio, non cercare il successo. Se tu canti per Dio, Lui ti paga già adesso. La canzone non si tocca, la canzone ti tocca. Per questo io ho sperimentato sulle piazze, in ogni angolo del mondo, che la canzone muove, commuove e converte. Vale la pena. Ci alziamo, ti accompagno, eccoci, eccoci. Ti accompagno al centro del palco, facciamo spazio, scusate, al centro del palco per condividere un'altra esperienza fatta in musica. Lo accogliamo ancora con un grande applauso, Don Josie Cento con Shekinah. Che cerca amore e vuole dissetarsi di te, nel pane consacrato è la presenza, così tu Cristo sei la tenda in mezzo a noi. Yeah.
incontro nel profondo e parlo nel silenzio insieme a te. E scambio che mi inebria e mi sorprende, nel pane nuovo c'è la Santa Trinità.